Messi entra a l'àrea, continua Messi, Messi la dona per Suárez, gol! Luisito! El Leganés regala la pilota, però no només la regala un jugador qualsevol del Barça, no. La regala Leo Messi, i és clar, si li regales una pilota a prop de la frontal de la teva porteria, Leo Messi, el més normal és que la jugada acabi amb gol. I Leo Messi condueix la pilota, entra a l'àrea i decideix regalar-li el gol al seu amic Luisito Suárez. Hauria pogut marcar el petitó, però l'home ha dit, saps què? Jo ja n'he fet un, el segon que el faci, el depredador uruguaià. Gol del Barça, gol de Luisito, assistència del petitó, 31 i mig a la primera part, Leganés 0, Barça 2. Ui, ara el barret de Messi, que la dona per Luisito, Luisito, Neymar, gol! Senyor, quin futbolista! Rep una pilota que en principi era normal i corrent d'esquena a la porteria al mig del camp, la pica i es fa el defensa amb un barret a la mitja volta, la posa en profunditat per Luisito, que entra a l'àrea i diu, jo ja n'he fet un, el petitó ha fet l'altre, qui ha de marcar? Doncs que marqui Neymar. Passada pel brasiler i gol du Neymar. 44 de la primera part, gol del Barça, gol d'un Neymar, 0-3, Festival del Trident a Butarque. Compte que hi ha una passada per Messi d'un jugador del Leganés, gràcies, Messi entra a l'àrea, continua Messi, Messi la dona per Suárez, gol! Luisito! A la segona part, el Barça guanya 0-3, el petitó amb les mans a la cintura esperant que xiuli el senyor de Burgos Bengoetxea. Ha xiulat ja... Gol del petitó que ha agafat poc embranzida, l'ha clavat amb l'esquerra, a l'esquerra de Serantes, que no ha tingut cap opció. Gol del Barça, gol del petitó, Leganés 0, Barça 4. Compte la recuperació de Rafinha a la zona de 3 quarts, Rafinha a punt d'entrar a l'àrea, s'atura la frontal, el xut, gol! Gol! Hosti, quin golaç! Quin golaç acaba de fer Rafinha! És un golaç preciós, recupera la pilota, s'apropa a l'àrea, s'atura abans d'entrar a la zona de penal i Déu-n'hi-do, es treu del barret de copa una gardela descomunal, però és que la pilota allitada a l'escaire a la dreta de la porteria de Serantes, impossible pel porter, és un gol preciós de Rafinha. Leganés 0, Barça 5. Eccoci, rientrati in diretta su Radio Roma Futura.it, questa radio. Siamo tornati. Esattamente, la pillola della domenica. No, e salutiamo subito il co-conduttore, il collegamento telefonico, Stefano Rizzo. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, la pillola di oggi è su ovviamente la partita del Leganés, però a Ste, insomma, c'è una bella pillola, nel senso che tatticamente ieri Luis Enrique si è presentato con questo 3-4-3 con Mascherano, Piqué, Umtiti, i tre centrali, Rafinha e Jordi Alba sui due laterali e poi da centrocampo Rakitic, Iniesta adesso Dio, chi era l'altro? Perfetto, il tridente davanti. Il tridente davanti, giusto, esattamente, perché non era 5. Oh, allora, tutti a dire, cioè, noi abbiamo visto i primi 10 minuti su Fox Sport, addirittura il Barça sta giocando male, chissà quello che sarà. Poi alla fine, appena c'era uno spazio di contropiede, boh, sono arrivati i gol. Secondo te perché? A volte è veramente scandaloso, si creano delle cose veramente scandalose, perché appunto ci sono degli attacchi gratuiti al Barcellona e soprattutto in particolare a Messi da parte della stampa
in generale, ma in questo caso ci rivolgiamo alle televisioni italiane, va bene, italiana, alla televisione italiana, va bene, sorvoliamo. Invece, per quanto riguarda la soluzione tattica adottata da Luis Enrique, è evidente che comunque ha rischiato. Perché? Perché veniva da una sconfitta pesante in casa contro l'Alavés, per cui non è mai semplice riprendere il cammino interrotto. Il Barcellona sappiamo tutti che ha proprio nel DNA il modulo 4-3-3, lo si studia da quando si entra alla Masia, insomma tutti quanti i componenti, ragazzi, giovani, sanno che indossano la maglia del Barcellona, sanno che devono imparare il modulo 4-3-3, per cui è sempre un po' un azzardo cambiare modulo. Luis Enrique ha rischiato ancora di più perché veniva appunto da una sconfitta, però ha deciso di virare su questo sistema di gioco diverso dal solito 4-3-3, ovvero il 3-4-3, che cambia completamente perché la difesa a 3 si sviluppa in un modo, la difesa a 4 in un altro, il gioco. E per cui ha rischiato, però lui ha voluto far fare la partita all'avversario di turno, che era questo Leganés neopromosso, come era anche stata anche l'Alavés, era un'altra squadra neopromossa. Insomma, ha indovinato tutto Luis Enrique, perché all'inizio sembrava appunto che Barcellona soffrisse, invece stava aspettando un attimino l'avversario per poi colpirlo in contropiede, e qui è qualcosa di clamoroso è avvenuto, perché appunto è particolare vedere Barcellona che segna a contropiede contro la Cenerentola un po' del torneo. E poi siccome c'era questa assenza di Busquets, è stata colmata variando un po' il modulo. A me è piaciuto molto Rafinha sulla destra, perché comunque ha fatto bene entrambe le fasi, sia quella difensiva che quella offensiva. Il tutto è stato poi, questa prestazione è stata incoronata da questo grande gol a Giro. E invece non mi ha convinto la prestazione di Mascherano, perché in un certo punto ha talmente spaziato Luis Enrique che nella ripresa, se avete fatto caso, si è passati alla difesa a 4 con addirittura un 4-4-2 con sì. Rafinha largo a destra e Neymar largo a sinistra, con Messi dietro a Suarez e Mascherano nel ruolo di terzino destro di fascia. A me non ha convinto né come centrale di destra in una difesa a 3 né come terzino destro in una difesa a 4. Lui è un centrale puro sia di difesa ma anche di centrocampo. Però Luis Enrique ha voluto sperimentare, poteva metterlo tranquillamente nella posizione di centrocampo di Busquets, anche se magari ovviamente ricopre il ruolo in maniera diversa, però ha voluto sperimentare, è andata bene anche grazie, diciamolo, a quei tre fenomeni davanti. Però Maxi, te lo dico subito, contro l'Atletico Madrid vedremo tutto un altro Barcellona. Ma certo, ma questo è fuori ombra di dubbio. Questo io condivido pienamente l'analisi che hai fatto, e ti aggiungo anche un'altra cosa, Stefano, su quello che tu stavi dicendo. Questa possiamo anche dire una rivoluzione tattica, no? Luis Enrique non vuole che la sua squadra sia prevedibile e è disposto anche a giocare, come dire, col fuoco per raggiungere il suo obiettivo. Io ti dico, no, Luis Enrique da quando è arrivato nell'estate del 2004 la panchina del Barça, ha trasformato una squadra che era rapita dal tiki-taka in orizzontale in uno invece molto più verticale, senza perdere però l'essenza del tiki-taka e del gioco storico del Barça. E ora è stato in mezzo, Maxi, ad onor del vero, c'è stato anche la parentesi di Tata Martino, che ha un po' già sì, travolto sì, il gioco di certo. Già travolto, insomma, a mio avviso non molto bene. Comunque il fatto che comunque sia adesso Luis Enrique, una volta che, perché dobbiamo anche dire che i rivali hanno trovato formule come difensive, come la difesa a 5 dietro, abbiamo visto con l'Alavés cercare di riproporsi anche pure il Celtic, solo che poi dobbiamo sempre tornare al discorso, ragazzi, è la difesa del Celtic è inferiore a quella dell'Alavés, e questa è la verità, perché noi continuiamo a dire che la Liga è un torneo di basso livello, quando invece probabilmente è il migliore del mondo, se non a pari della Premier.
Assolutamente d'accordo, Massimo. Ecco, e quindi di conseguenza lui deve trovare qualcosa di nuovo. Beh, ragazzi, però come tutti i cambiamenti sono le difficoltà, bisogna trovare gli automatismi per integrarsi alla perfezione, però voglio dire, Luis Enrique ci prova perché sa benissimo. Pure Ter Stegen ha detto, abbiamo avuto bisogno di un tempo per adattarci al nuovo sistema con tre difensori, ma il tecnico ci ha detto che è stato più facile del previsto. Esattamente. Cosa importante che abbiamo portato i punti a casa, ha detto dopo. Beh certo, perché poi dopo il turnover con l'Alaves non ha portato nulla e quelli i tuoi punti non l'hai portati, mentre stavolta questa rivoluzione. Allora io ti chiedo, Stefano, questo 3-4-3 che è stato fatto allo stadio del Budarchè, senza Busquets, tu già giustamente hai detto non ci sarà mercoledì perché Busquets è applicabile secondo Stefano Rizzo solo esclusivamente quando non c'è Busquets, o potrebbe essere applicabile anche in un'altra situazione con Busquets? No, assolutamente potrebbe essere applicabile anche con Busquets. Tra l'altro ricordiamolo che anche Pep Guardiola adottò alcuni frangenti la difesa a tre, raramente, però comunque è una soluzione tattica diversa, una variante in più che potrebbe essere nelle corde del Barça. Però è evidente che nelle partite quelle pesanti, ecco, chiamiamole così, il modulo deve essere il 4-3-3 consueto. Poi gli esperimenti si possono fare lungo il percorso perché la stagione è lunga, però contro l'Atletico Madrid io mi aspetto che venga schierata la formazione tipo con il modulo tipo. Con il modulo tipo, esatto. Su questo siamo pienamente d'accordo. E ecco, secondo te questo tuo tipo di gioco permette di cercare più spazi per Messi, Suarez e per Messi, Neymar e Suarez, e in particolare ovviamente fatto fuori casa, perché ieri il Leganés pressava alto, cercava di vincere anche il fatto di giocare alle 13 e quindi questi giocatori nostri non abituati a fare con un gran caldo, perché poi faceva anche molto caldo, diciamolo, in Castiglia siamo oltre i 30 gradi, e poi il campo piccolo, esatto, dove il Barça non può palleggiare. Infatti tutti hanno detto che ieri si è ricominciato poco da dietro, molti lanci, però si arriva col fatto che il Leganés giocava alto, si arrivava facilmente in porta con quei tre. Sei d'accordo? Assolutamente d'accordo. Poi aggiungo anche che al di là poi dei moduli, che sono dei numeri che rappresentano una fotografia della squadra in campo, di come ricopre gli spazi del campo, poi è l'atteggiamento quello che conta, perché si può giocare in contropiede sia con la difesa a 4 che con la difesa a 3. Poi anche le sovrapposizioni possono avvenire sia quando si schiera la difesa a 4 con i terzini che salgono alti, oppure con la difesa a 3 che i tre centrali rimangono più bloccati dietro e giocano molto sulle fasce invece i laterali, sui difficanti che vanno in sovrapposizione con gli esterni d'attacco. Infatti ieri, se ci fate caso, sia Jordi Alba che Rafinha si sono un po' alternati anche con Messi e Neymar sulle fasce. Insomma, le varianti sono tantissime, poi quello che fa la differenza sono i campioni, e il Barça ce ne ha diversi tra tutti, però poi i campionissimi fanno ancora di più la differenza. Infatti Messi è stato nuovamente decisivo anche ieri, perché dal primo gol insomma è stato determinante per sbloccare la partita, come è successo anche l'altra volta contro il Celtic la settimana scorsa. Non è mai facile ripartire, l'abbiamo detto, ha perso tre punti malamente in casa contro l'Alaves. Per ripartire ci vuole testa e ci vuole Messi, perché in ambedue le occasioni Messi ha aperto le marcature. Senti, ma ti è sembrato stare bene fisicamente, Leo? Sì, anche se non l'ha sostituito apposta, perché proprio per fargli prendere minuti. Evidentemente lui ha bisogno un attimo di un rotaggio che possa farli tenere bene botta e arrivare al 90esimo in grado di essere ancora decisivo. Infatti negli ultimi 10 minuti ieri si è un po' smarrito, ci avete fatto caso? Sì, è vero quello che dice Alberto, perché poi è vero che non l'ha giocata la seconda partita, però veniva con questo problema
al pube, sì, e sì. Quindi magari anche